Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, spero siate pronte perché nel video di oggi vi faccio vedere le collezioni Disney di iEarth Revolution. Quando me l'hanno inviata ho detto no, vabbè. Vi ricordate che ho fatto il video, che oltretutto li avevo comprati io, ma va benissimo, delle collezioni delle principesse Disney di Essence e Catrice. E ovviamente, vedendo il video, iEarth Revolution mi ha mandato la sua collezione che è disponibile Douglas, Pink Panda, altri siti che lo vendono, oltre che al sito ufficiale, però inglese, quindi non so fino a che punto vi possa posso consigliarvelo. Se non sbaglio, alcuni prodotti non ho controllato se ci sono tutti, sono anche su ASOS e Lookfantastic, quindi si possono reperire. Ma a questo punto io direi, anche perché qui abbiamo una varietà di prodotti, che dico andiamo ad aprirli, assolutamente. E non so da cosa partire. Vado un po'. No, sì, no, sì, partiamo da questi. La collezione degli Aristogatti. Non so se sono solo questi tre prodotti o se sono gli unici, non lo so. Non l'avevo mai vista, mentre l'altra un po' l'avevo vista online, questa non l'avevo mai vista e dico, oddio, sarà che io adoro gli Aristogatti, Minù, e quindi partiamo dal pennello che adoro. È un pennello Kabuki, molto morbido e spero che si veda. Perché non ha la forma classica, ma ecco, se dopo da qui, ha una parte rosa, ha zampetta, è delizioso, molto morbido, per adesso sembra che non perda peli. Ok, lo adoro, semplicemente lo adoro. Ok, e poi vediamo su questi che si chiamano Su So Purti, Purti, Purti. Disney, The Aristocats sono illuminanti, questi qui, e adesso andiamo ad aprirli. Adoro che ci sia sempre Minù fuori. Aspettate un attimo, l'ho visto adesso questa cosa, c'è anche nel pack, se riuscissi ad aprirlo. Sì, ok, quindi togliamo la confezione principale. Allora, intanto sono deliziosi. Poi uno è Duchessa, la gatta madre degli Aristogatti, e l'altro è Madame, quindi hanno proprio i nomi. Madame è la signora proprietaria dei gatti, nel caso voi non aveste visto gli Aristogatti, male. Allora, sono illuminanti, partiamo da Madame. E la quantità è un 6 grammi. Devo aspettare perché qui c'è la plastica. Ok, dentro luci, grazie. Con gli illuminanti le luci sono una meraviglia. Ha proprio la zampetta dentro. Svuociamo subito. Ok. È discreto, ma adesso andiamo all'altro che è Duchessa, scusate, ed è più freddo. Allora, completamente diversi questi due illuminanti. Madame è molto più discreto. Duchesse si vede, ma mi piacciono anche perché si sfumano bene. Mi piacciono. Ok, già questo ci piace, ma adesso veniamo ai prodotti. Io non so come guardarli, anche perché vedete, sono fatti proprio così. Siamo quasi. Prendiamo questo. Sembra proprio un fatto a libro. Quindi dico: no, vabbè. E vediamo cos'è. Illuminante anche questo. La Bella e la Bestia.
Quindi lo andiamo ad aprire. Ecco, direi che è un pack importante perché è fatto proprio a libro. Bello, leggero ma compatto. Vi tiene un bel po' di spazio questo nel Cap Collection, anche perché è un 5,8 grammi e si apre così. Dentro è così, non ha lo specchio, vi ho detto che è un illuminante. Togliamo la plastica non verrà mai via, devo staccarla. Vado a prendere le pinzette. Non le ho trovate, ho trovato ed è la limetta, ma va bene lo stesso. Questo è l'illuminante, andiamo a vedere. No, l'illuminante, abbiamo detto. Sì, leggermente. Leggermente, non è che mi aspettavo qualcosa di diverso, se devo proprio dirvi la verità. Andiamo a vedere nella collezione se abbiamo degli altri illuminanti, perché qui ci sono. Questo è un illuminante, questo è un illuminante. Sono tutti illuminanti? Illuminante, illuminante. Cipria, perfetto. Abbiamo 4, con quello 5 illuminanti, direi di tutte le collezioni. Va bene. Iniziamo con. Devo anche aprirli prima. La bella addormentata. Questo pack con 4 di questi. Questo è bello. Avevo messo le mie pinzette. Sì, ho chiamato pinzette queste che è una limetta. Questo è bello perché ha forma di rosa. Dio, è un lilla. Delicatissimo, ma è un lilla. Ok, appoggiamo l'illuminante. Andiamo avanti. Qui abbiamo The Princess and the Frog, la principessa e il ranocchio. Ok, ha sempre il cuore dentro. L'ho fatto vedere fuori. Questo è l'unico illuminante per il momento che posso dire: ehi, illumina! Ho bisogno di una salviettina. Togliamoli anche da qua perché qui andiamo avanti con gli illuminanti. Non so se questa collezione, ho visto anche degli altri prodotti oltre a questi. Abbiamo ancora Biancaneve. Questo era anche chiuso, gli altri non avevano questo sigillo. Ma noi l'abbiamo dissigillato con la mela, bello che abbia la mela. Questo è l'ultimo illuminante, Cenerentola, Cinderella. E poi nel mentre ho notato una cosa che adesso mostro anche a voi. Anche questo è il cuore. Ok, il cuore, vediamo un po'.
molto polverosa. Boh. Sinceramente non mi sembrano degli illuminanti. Ci sono rimasta un attimo, ma belli, però non mi sembrano illuminanti. Va bene. Allora, bella la collezione da tenere sulla Makeup Collection. Sempre se non volete fare tipo un book club, perché 5 illuminanti hanno un certo peck. E siamo solo agli illuminanti, perché qui abbiamo detto che questa è una cipria di Mulan, sempre con lo stesso pack. Bella questa cosa. Questa è la cipria, la quantità è un 7,5 grammi ed è una cipria compatta. Questa ci può stare, una cipria, ci sta, ci sta. Bella la collezione. Mettiamo qui ultimi due prodotti. Allora, questo è di Cinderella, quindi sempre Cenerentola, ed è un lip topper lucida labbra. Ok, no, ma scusate, guardate il pack, bellissimo. Bello, bello, trasparente, sembra con un po' di brillantini. Andiamo a swatcharlo. Bello, è un gloss. Vedete che è leggermente illuminante, ok. Con qualche brillantino che si vede appena appena. Come gloss ci può stare tranquillamente. E per ultima, ma prima mi devo pulire la mano perché ho visto cos'è l'ultima cosa e ho detto palette dei, è sempre di Biancaneve, ma con i sette nani. L'ho adorata e devo ancora aprirla. Voi non immaginate la confusione che c'è qua per terra. Devo dire però che non sono molto polverosi. Ecco, questa è una cosa positiva. Ma questi pack sono, va bene, in carta, quindi tranquillamente riciclabili. Però andiamo alla palette, su via. Ok, con lo specchio, con la plastica, quindi adesso togliamo la plastica. E c'è una cosa che... Vabbè, intanto sono tutti toni caldi. Alcuni opachi e alcuni shimmer, ma la cosa che ho notato, e devo dire no, vabbè, aspettate, hanno i nomi dei sette nani: Sleepy, Doopy, Doc, Happy, Bashful, Sneezy e Granfi. I sette nani li so in italiano, ma questi, quello che dorme, Pisolo, Dupi, non so, Doc, Dotto, Happy, Gongolo, Bashful, Sneezy, Granfi, Brontolo. Gli altri li guardo. Comunque, intanto partiamo a swatcharla e partiamo con questa che è un rosina shimmerino. Poi abbiamo un rosa matte e un marroncino pesca scura matte. E poi abbiamo con Happy che è un champagne, uno champagnino. Ok, e pensiamo così. Uno, due, pochino polverosi gli opachi, belli shimmerini delicati gli shimmer. Che è quello che mi aspetto, anche perché Biancaneve è talmente bianca che non è che può fare make-up eccessivi. Al massimo potevano fare rossetto rosso, che però non c'è. Va bene. Andiamo avanti. Questo è un sempre shimmerino a base arancione, sì, bronzo. Poi c'è un marrone opaco e un viola vino. Shimmer.
Allora, mettiamoli qua. Sì, proprio sull'arancione, marrone. È un rame shimmer. Ma che belli! Allora, cosa posso dire di questa palette? Sapete che mi piace? Certo, non è che ci si possono fare tantissimi trucchi, però sono belli pigmentati. Non sono polverosi, se non appena gli opachi, ma ci sta. E scriventi, scorrevoli. Mi piace, penso che sia la cosa, non vengono via neanche tutti, la cosa che mi è piaciuta di più di tutta la collezione e devo dire che ne sono rimasta più che soddisfatta, poi è davvero carina ed ecco, è la cosa più piccola di tutta la collezione che quando partiamo. Bella, mi è piaciuta. Allora, fatemi sapere se avete provato alcuni di questi prodotti e soprattutto come sono gli illuminanti, perché per me sono ombretti, scimmierini, volendo alcuni, ma illuminanti no. Ed fatemi sapere se qualcuno vi incuriosisce, quali avete adocchiato, quali avete provato, quali vi piace di più, fatemi sapere tutto. Io devo dire sicuramente che la palette è la mia preferita. E niente, spero che avete avuto un pochino di compagnia e fatto conoscere alcuni prodotti comunque low cost ed abbastanza validi. E niente, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!